Buonasera, eccoci per il nostro appuntamento settimanale di Economia in Quark con me, Giampaolo Galli, come di consueto, Alessandro De Nicola che ci saluta, buonasera, Buonasera. e Carlo Cottarelli. Buonasera. Allora, direi che ci sono due fatti che sono successi questa settimana. Uno è stranoto, e cioè che il governo è riuscito ad arrivare in tempo alla scadenza il 30 aprile per la presentazione del PNRR. Bene. E l'altro, una notizia molto meno nota, ma a nostro avviso molto significativa. I membri togati del CSM, in realtà, hanno votato contro un pezzettino di quella pur timida riforma Bonafede che giaceva in Parlamento, che era del tutto insufficiente, ma che qualche passettino nella direzione giusta lo faceva. Forse quello è solo l'antipasto di ciò che ci attende quando si parla di riforma della giustizia come una delle grandi assi anche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Cominciamo con Carlo. Ci vuoi? Intanto tu hai letto e il nostro Osservatorio dei Conti Pubblici ha fatto qualche approfondimento sul PNRR. Anche se non abbiamo ancora le famose schede, chissà quante migliaia di schede ci sono. Vuoi dirci tu qualcosa? Sì, volentieri. Allora, il PNRR è stato presentato. Ci sono tante cose ancora appunto che non sappiamo in termini di dettaglio, perché il dettaglio vero è quello che ci dice, quello rilevante, è quello che ci dice quali sono le cose che l'Italia deve fare per avere i soldi a una certa scadenza. Questa cosa non sta indicata nel PNRR, che contiene indicazioni della strategia complessiva, di certe misure che si prendono in certe aree con maggiore o minore grado di dettaglio. Tanto per farvi un esempio, sulla questione degli asili nido, che è fondamentale, ci sono 7 righe, sulla questione delle palestre ci sono subito dopo. Stessa pagina, asili nido, 7 righe, poi palestre, 2 pagine. Se non si capisce perché in certi casi si è arrivato a un grado di dettaglio incredibile per le palestre, si dà la metratura quadra della dimensione delle palestre che vogliono costruire. A Gininito si dice quasi niente. Quindi queste cose dovranno essere ancora chiarite, però ovviamente è molto più chiaro il PNRR di come era 3 mesi fa. Direbbe Conte, grazie, ci hanno avuto 3 mesi in più, quindi per forza. Il punto fondamentale è che tanti dettagli ancora devono essere capiti, però cercherò di rispondere alla domanda principale, ma questo PNRR funzionerà a portare più crescita all'Italia? E qui devo distinguere la mia risposta in 2 parti. Secondo me, nell'immediato, sì. Perché? Nell'immediato vuol dire non soltanto quest'anno, diciamo quest'anno, il prossimo anno, forse nell'orizzonte temporale addirittura 2 anni. Perché la risposta è sì? Perché lo Stato sta mettendo un mucchio di soldi che aumenteranno la domanda aggregata e che quindi fa una marea di investimenti e che questi daranno comunque una spinta all'economia. Fare buoni investimenti, se un investimento è buono o cattivo, lo si vedrà nel medio termine. Nell'immediato, un investimento anche cattivo crea posti di lavoro. Facciamo un esempio: se a qualcuno venisse in mente di costruire non il ponte sullo stretto, ma un ponte che va da Roma a Cagliari. Perché i cittadini della Sardegna sono cittadini come tutti gli altri cittadini d'Italia, devono avere anche loro il diritto di andare alla capitale in autostrada. Anche se il progetto, come capite bene, non è fattibile, all'inizio ci sarebbero ingegneri che stanno a progettare i progetti, i primi piloni verranno messi, si faranno i raccordi sulla terraferma per la partenza di questo ponte. Questo creerà posti di lavoro. Ora, la domanda è: ma questi, stiamo facendo investimenti buoni? Nessuno, mi sembra che nessuno di questi piani del PNRR siano stati sottoposti a un'analisi costi-benefici. Altro esempio, si vuole portare l'alta velocità al sud. È vero, ma invece si cura poco l'alta velocità
verso le regioni centrali, le Marche per esempio, e anche le spese che sono previste per collegare le Marche, faccio per dire, a Roma, comportano un risparmio probabilmente di tempi di viaggio nell'ordine di 15-20 minuti. Capito? Perché si è dato rilievo alla Salerno-Reggio Calabria alta velocità piuttosto che a congiungere in alta velocità le Marche a Roma? Non è chiaro per niente tutto questo, quindi bisognerà vederlo più avanti. Le riforme, le famose riforme, queste sono importanti, è importante che ci siano, e la strategia è giusta, giustizia e pubblica amministrazione. Qui però il punto di domanda è un altro, a parte il fatto ovviamente che anche qui i dettagli non sono ancora conosciuti, ma il punto di domanda riguarda la probabilità di realizzazione di queste cose. Per fare queste cose ci vuole un grande sostegno, secondo me, dell'opinione pubblica, perché ci saranno una marea di resistenze all'implementazione di una riforma vera della giustizia e un'implementazione di una riforma della pubblica amministrazione, anche questa vera. L'opinione pubblica è dietro a questo PNRR? Non lo sappiamo. Il PNRR è stato approvato da un Parlamento che comprende un insieme di partiti molto variegato. E quindi non è il risultato di qualcuno che vada all'elettorato e dico: queste sono le cose che vogliamo fare, abbiamo un mandato per farle, c'è l'opinione pubblica dietro queste cose. Ancora non lo sappiamo. Quindi il punto critico sarà vedere dopo le prossime elezioni, fra un anno, fra 2 anni, anche questo non lo sappiamo, se c'è un'opinione pubblica che sia disposta a fare le riforme, sostenga chi vuole fare le riforme, chi vuole fare buoni investimenti, e non si lasci invece attrarre da chi ancora una volta promette mari e monti, trasferimenti, quota 90 al prossimo giro, quota 80 e cose di questo genere. Quindi, conclusione, nell'immediato questo PNRR comunque darà una spinta all'economia, vedremo la ripresa economica che deriva dall'uscita dal Covid e forse anche qualcosa di più, finché durano i soldi. Se poi, una volta finiti i soldi dell'Europa, l'Italia sarà in grado di crescere come dovremmo al 2%, questo ancora non lo possiamo dire. Ecco, grazie Carlo. E in parte poi dipende anche dalle lobby e dagli interessi che vengono toccati dalle riforme. E qui veniamo a Alessandro, ci dici cosa stanno macchinando i giudici, ma poi chiedere a te di difendere la riforma Bonafede mi sembra incredibile, però fallo. Mi piace molto il termine cosa stanno macchinando i giudici, perché in effetti ormai quello che viene fuori sulla stampa sembra che i giudici siano in continue macchinazioni Macchinazione, sì. e la loro principale attività sia macchinare, ma andando veloci, la notiziola che è passata inosservata, perché è una notizia un po' tecnica, è che il Consiglio Superiore della Magistratura, che come chi ci ascolta sa, è l'organo di autogoverno dei magistrati. E cosa ha fatto? Ha votato contro ad alcune mini proposte che erano presenti nella proposta di legge di Bonafede del passato governo. In particolare, hanno votato contro la valutazione degli esiti dei procedimenti per andare in Cassazione, nel senso che si diceva: prima di mandare un giudice in Cassazione, cerchiamo di vedere se magari le 100 sentenze che ha fatto negli ultimi 10 anni sono state tutte riformate in quanto erano scritte male. Così, insomma, vediamo un attimo se è possibile non metterci qualcuno che non ne azzecca mai una. Bocciato. Seconda cosa, i consigli giudiziari sono degli organi locali che sono nelle corti d'appello. Le corti d'appello, come sa chi ci ascolta, sono più o meno regionali. Alcune regioni molto grandi, come la Lombardia, ne hanno due, Milano, Brescia. Andiamo veloci. Questi consigli giudiziari sono dei mini organi di autogoverno per le promozioni dei magistrati e così via. In alcuni di questi consigli siedono anche degli avvocati, perché danno il loro parere, non vincolante, per carità, solo il loro parere sul rendimento degli avvocati. E la legge voleva renderlo uguale per tutti i consigli giudiziari, non solo su base volontaria. Bocciato.
bocciato anche quello, gli avvocati, mai, noi scherziamo. Terza cosa, questa è veramente innocua, nell'ufficio Scusa, studi gli avvocati in questo caso, in un certo senso, sono i clienti, quindi era una sono forma i di clienti, soddisfazione assolutamente. del cliente, insomma. Sono i clienti, Sono gli unici assolutamente. al di fuori dei magistrati che possono giudicare i magistrati, sì. E la terza cosa, questa veramente innocua, il povero Bonafede voleva mettere otto esperti esterni, indovinate dove? Nell'ufficio studi del CSM, scegliendoli tra professori universitari e avvocati. Ora, cosa c'è di più innocuo dell'ufficio studi del CSM? Per carità, per l'amor di Dio, bocciato anche questo. Allora, il problema qual è? È che questo è un indizio del fatto che i magistrati, o perlomeno chi li rappresenta, danno il segnale che non è che vogliono preservare la loro autonomia, la loro indipendenza, che è sacra. Io, da liberale, penso che la magistratura debba essere indipendente, indipendente da ogni potere, sia politico che, diciamo, di consorteria, mettiamola in questo modo, ma vogliono preservare la loro autoreferenzialità e più preservano la loro autoreferenzialità, più l'opinione pubblica ha sfiducia e più questo, peraltro, ha le conseguenze negative che tutti sappiamo sull'economia, perché un sistema che non ha alcuna valutazione di merito su chi lo amministra, i giudici in primo luogo, sia magistratura giudicante che magistratura inquirente, e ovviamente ha il grave difetto di tutti quei sistemi in monopolio e senza alcuna considerazione per il merito che portano all'inefficienza, lo portano in qualsiasi ambito, lo portano anche nell'ambito della giustizia. Quindi, ahimè, se il buon tempo si vede dal mattino, mettiamola così, qua il mattino, l'alba, non è un'alba molto buona. Ce ne sarà molto da combattere per qualche anche micro riforma della giustizia nel senso dell'efficienza e del controllo. Naturalmente il Parlamento può decidere lo stesso di fare la riforma, non è che questo parere Certamente sia sì, certamente vincolante, sì. però certo questo è l'antipasto di quello che ci attende quando si parlerà di cose vere, e cioè le riforme. Bene, terminiamo qui, speriamo di aver detto delle cose utili e interessanti, ci rivediamo su questo canale, Economia in Quark, rimanete con noi, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.